Buongiorno e benvenuti a questo nuovo webinar di Wivo, questa volta in collaborazione con le vie della sostenibilità, e parliamo di Sustainability Journey, quindi integrare la sostenibilità nella pianificazione strategica di marketing. La parola chiave è proprio integrare e renderla parte della strategia di marketing, ma in particolare non ne parlerò io, bensì Massimo Capriati, che è il nostro ospite di oggi, già Marketing Manager Europa di Henkel Loctite e fondatore di Le Vie della Sostenibilità, appunto. Buongiorno Massimo e benvenuti a tutti gli ospiti. Ciao Gabriele, buongiorno a tutti gli ospiti, grazie per l'invito a trattare questo tema di cui ho iniziato a occuparmene dal 2007, in particolare sì, tra il 2007 e il 2008. Il mio intento era quello di mettere a disposizione, soprattutto la piccola e media impresa, non solo le visioni di marketing strategico, cioè un approccio di marketing più orientato alla programmazione e non alla intuizione, ma tradurla anche integrando quelle che sono le classiche, diciamo, i classici driver legati alla sostenibilità. All'epoca si iniziava già a parlare in modo intensivo di sostenibilità tra alti e bassi, la crisi economica, eccetera. E quindi ho cercato comunque di sviluppare questo tema all'interno della piccola e media impresa. La piccola impresa notoriamente è gestita da imprenditori molto capaci, ma molto spesso che lavorano in modo intuitivo. E quindi uno dei primi obiettivi sicuramente era utilizzare la sostenibilità per cercare di far sì che la piccola e media impresa riuscisse a programmare un po' meglio il proprio approccio di marketing anche da un punto di vista strategico. Questo perché soprattutto sulle piccole e medie imprese parlare di strategie di marketing sembra una cosa molto solo per le grandi imprese, per le grandi aziende. In realtà ogni azienda, dal singolo imprenditore, dal singolo professionista alla grande azienda, ha bisogno di una strategia, perché altrimenti rischia di, diciamo, inseguire i problemi invece che cercare di anticiparli. Ora, tornando al concetto di sostenibilità. Allora, la sostenibilità è un concetto talmente ampio che rischia di essere alle volte confuso e non ben applicato, nel senso che al termine di sostenibilità sottendono una miriade di concetti che vanno dalla responsabilità sociale all'economia circolare, alla supply chain, al green purchasing process. Quindi ci sono tutta una serie di elementi all'interno del sottesi al concetto di sostenibilità che spesso fanno un po' di confusione, fanno fare un po' di confusione, quindi l'azienda che decide di operare in modo sostenibile segue un po' quelli che sono gli elementi guida più noti, no? Quindi mi occupo di energia, che per carità è un elemento importantissimo, oppure mi occupo di altri elementi senza valutarne il reale impatto sul mercato. Quindi la cosa che è importante è che si riesca a passare da una sostenibilità di conformità a una sostenibilità strategica, cioè indirizzare la sostenibilità all'interno delle strategie di marketing, non indirizzandola a un aspetto di conformità, cioè quello che mi serve ed è obbligato fare, altrimenti non riesco ma cercare di utilizzare la sostenibilità per guidare la propria strategia. Quindi, quali elementi? Quindi il primo passo sicuramente per integrare la sostenibilità all'interno della propria strategia sembra banale, ma ovviamente avere una strategia chiara. Io ho una strategia chiara, quindi vado a valutare all'interno del mio percorso strategico quali sono gli elementi socio-ambientali e di governance che impattano sul mio mercato di riferimento. Quindi la prima cosa è cercare di integrare questi elementi. Questo vuol dire riuscire a dialogare un po' meglio con gli stakeholder. Quindi c'è anche una perché questo? Perché io devo andare a valutare gli aspetti di sostenibilità sia dal punto di vista interno,
Anche qui vorrei correggermi su una, correggere un concetto. Un conto è fare sostenibilità per mitigare i propri impatti. Un conto è fare sostenibilità per produrre impatti positivi, che sono due cose, sembrano simili, ma sono due cose abbastanza diverse. Mitigare i propri impatti socioambientali, perché ci sono anche gli impatti sociali, ha un senso ed è più una strategia, se vogliamo, un po' più difensiva, passatemi un po' il termine. Invece, cercare di creare degli impatti positivi vuol dire creare anche innovazione, perché io devo cercare di creare un qualcosa che sia positivamente recepito sia dal punto di vista interno, sia dal punto di vista interno della sostenibilità, quindi del mio mercato. Quindi l'importante è riuscire a valutare anche la sostenibilità da un punto di vista della positività del mio messaggio. Un altro aspetto è se io devo, all'interno della mia strategia di marketing, prendendo gli spunti di quello che è importante in termini di sostenibilità, devo riuscire a lavorare anche in modo integrato, cioè riuscire a dialogare con il mercato e anche con i competitor, perché diciamo, la creazione di condivisione con il mercato è propensa all'innovazione. E poi qui si passa al concetto di innovazione sostenibile. Quindi il primo passo quindi è sicuramente individuare quali sono gli elementi importanti legati ai temi della sostenibilità che sono coerenti con la mia strategia. Allora, c'è uno schema, credo abbastanza noto ai più, che mette al centro la strategia rispetto a tutti gli elementi di contorno, quindi il mercato, le competenze, la comunicazione. Quindi se la strategia è al centro delle mie attività, io devo riuscire a inserire gli elementi di sostenibilità all'interno della strategia, perché non esiste una strategia e una sostenibilità. Questa è un po' l'esperienza che mi sono fatto nella piccola e media impresa, perché accade che le piccole imprese, per una serie di ragioni assolutamente rispettabili, differenziano le cose. Quindi faccio una mia azione che diventa un'azione tattica di sostenibilità, ma non è guidata dalla strategia. Quello che sto facendo in termini di socioambientali è coerente con la mia strategia, mi aiuta a raggiungere quelli che sono i miei obiettivi. Questi sono i primi elementi che vanno valutati in termini di sostenibilità strategica. Quindi uscire Questo è dal un po' anche, concetto. scusa, è un po' anche la direzione che si sta prendendo con le società benefit, no? Quella di Assolutamente. dare uno scopo di impatto sostenibile all'azienda, oltre che al profitto, che è chiaramente il motivo per cui nasce l'impresa, no? In questo senso, tra l'altro, ricordo a quelli che sono appena entrati che potete intervenire tranquillamente, aprire il microfono, fare domande. Tenete solo presente che il webinar è registrato, quindi se non avete piacere di essere registrati, per cortesia scrivete le domande o gli interventi in chat e noi li leggiamo. E chiaramente, appunto, Massimo ha introdotto il concetto di strategia. Faccio questo piccolo passaggio perché spesso nelle PMI il concetto di strategia che riguarda la sostenibilità, riguarda il marketing o altro, viene visto come qualcosa di molto fumoso. In realtà, quello che cercheremo di fare in questi 40-45 minuti di oggi è non solo introdurre il concetto di strategia perché è necessario, come sta facendo Massimo, ma anche cominciare a dare degli elementi concreti, per l'azienda che sia più o meno strutturata, proprio per cominciare a comprendere come, avviare un piano o analizzare la necessità di un piano strategico che riguardi la sostenibilità, che, come diceva giustamente Massimo, è e deve essere parte integrale e integrante, non qualcosa che andiamo a prendere e inserire perché adesso va di moda. Ci sono tante aziende, per esempio, alcuni miei clienti che hanno i pannelli fotovoltaici, che è una bella cosa, sicuramente utile anche dal punto di vista del risparmio energetico. Però per loro la sostenibilità e dire di essere un'azienda green è perché hanno 6 kW di fotovoltaico sul tetto. Qui parliamo, come diceva Massimo, di
piccole azioni tattiche e non di un'integrazione all'interno della strategia di azienda e volendo anche al concetto di azienda stessa e quindi nel avere un'impresa che non solo guarda al profitto ma anche all'impatto positivo che genera e non solo alla riduzione invece di quello che è l'impatto negativo. E vi racconto una piccola storiella, poi dopo ovviamente lasciamo continuare Massimo. Si parla spesso di impatto in relazione anche allo scopo dell'impresa, si usa in questo periodo molto la parola purpose, ovviamente gli inglesismi vanno di moda, ed è in realtà qualcosa di molto concreto a livello di strategia aziendale. Per oggi viene un po' condito, passatemi questo giochino di termini, con un po' troppa comunicazione, quindi la sostenibilità oggi e lo scopo e l'impatto sono paroline che vengono usate un po' troppo in termini comunicativi. E siamo arrivati al culmine di questo qualche settimana fa, quando Terry Smith, che è il CEO di uno dei maggiori azionisti dei fondi che hanno una grande partecipazione in Unilever, a dire: ragazzi, un'azienda che sta cercando lo scopo della maionese è andata fuori strada. Quindi da un lato c'è la necessità di sensibilizzare l'azienda verso i temi della sostenibilità e verso il tema di fare della sostenibilità un elemento strategico del nostro modo di fare business, dall'altro dobbiamo stare attenti a non usare la comunicazione come bandierina verde per dire siamo diventati green o sostenibile. Cosa ne pensi, Massimo? No, assolutamente, assolutamente d'accordo, perché poi alla fine si rischia di utilizzare la sostenibilità e diciamo, entrare nel campo del greenwashing. Cioè, se io la sostenibilità la uso solo per fini puramente, cioè il profitto è il risultato di un comportamento che si possa essere strategico o tattico. Quindi se il mio comportamento sostenibile è funzionale alla strategia, produce profitto. Questo, se io uso la sostenibilità come arma tattica, ha un inizio, una fine, non mi cambia il mio posizionamento dell'azienda sul mercato e non mi fa vedere azienda realmente sostenibile. Io faccio un esempio. L'aspetto della governance. Quando si parla di sostenibilità, tutti pensano in prima battuta subito all'aspetto ambientale. Però c'è un aspetto... Partita, scusate, ma mi è arrivato. C'è un aspetto puramente legato agli aspetti della governance, cioè se io dimostro di avere una governance che mi riduce i rischi rispetto alle problematiche climatiche, io attraggo per esempio molti più investitori, cioè vi faccio l'esempio della un'azienda del settore food che ha che produce e quindi ha piantagioni più o meno in tutto il mondo. Queste piantagioni possono essere ovviamente influenzate dai cambiamenti climatici perché uragani piuttosto che una serie di attività negative possono ridurre la capacità produttiva e quindi mette a rischio l'impresa nei confronti della produzione del prodotto e del profitto. Quindi se io ho un piano B, io devo avere un piano B che mi riesce a mitigare rispetto a questi rischi. Cioè, se io ho previsto che sono esposto a certi problemi ambientali e non ho un piano B, per chi investe sulla mia azienda il rischio è troppo elevato, quindi non riesco ad attrarre investitori. Quindi, in questo caso, per esempio, la strategia della sostenibilità deve essere inserita nella strategia dell'azienda e non può viaggiare in modo parallelo. Questo è molto importante perché da un punto di vista finanziario ormai la valutazione della sostenibilità è una valutazione molto importante, tanto che ci sono i famosi indicatori o indici di sostenibilità che entrano nella valutazione degli asset aziendali e quindi sulla capacità dell'azienda di attrarre finanziatori. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello dell'innovazione. Mi hanno coinvolto, e mi ha fatto molto piacere questo, in un progetto che cerca di legare il concetto della sostenibilità all'interno dei modelli Lean Six Sigma, che sono dei modelli legati alla efficienza dei processi.
L'efficienza del processo vuole legarsi alla sostenibilità proprio come strumento di innovazione. Quindi, siccome oggi siamo sempre molto spinti ad avere prodotti sempre più prestanti, molto più efficaci, molto più efficienti, la sostenibilità spesso entra in questo processo di innovazione, perché non solo crea innovazione a livello di prodotto, cioè di materia prima, piuttosto che di riduzione dell'impatto, ma crea innovazione anche da un punto di vista sociale. Questo è importante perché, oltre all'aspetto ambientale, oggi ci sono degli strumenti che valutano anche il mio impatto sociale che un mio prodotto, un mio servizio ha diciamo, sul mio mercato di riferimento. Quindi ci sono ormai la finanza, e si è visto durante gli ultimi incontri mondiali, la finanza è entrata abbastanza pesantemente nella valutazione delle aziende da un punto di vista della sostenibilità. Quindi è veramente importante e fondamentale che nella strategia di... Dico, sono una piccola impresa, ma non mi importa tanto l'aspetto finanziario. Sì, ma ormai c'è un sistema di reti internazionali che collegano le varie aziende fra di loro, soprattutto le multinazionali, e io devo riuscirmi ad inserire in questo sistema, ponendomi da un punto di vista della sostenibilità molto più competitiva. Io faccio parte fortunatamente anche di un gruppo che lavora nell'ambito dell'internazionalizzazione, perché all'interno delle mie competenze marketing applico anche l'aspetto del marketing, seguo anche gli aspetti del marketing internazionale. E stiamo cercando proprio, per esempio, di tradurre di inserire la sostenibilità all'interno dei processi di internazionalizzazione. Io, piccola e media impresa, intendo esportare in alcuni paesi. In alcuni paesi l'aspetto della sostenibilità è un aspetto strategico importante, quindi mi confronto con dei competitor che non solo possono avere prodotti e servizi molto performanti e quindi essere molto più competitivi di me, ma possono avere anche delle prestazioni di sostenibilità molto più importanti, e quindi ho un ulteriore elemento competitivo a cui devo rispondere. E quindi a livello internazionale la piccola e media impresa deve tenere anche conto di questo. Vado in un mercato dove la sostenibilità è un elemento strategico importante, un elemento di distinguo di marketing molto importante, allora lo devo tener conto. Quindi io non devo andare... Il concetto di attrattività e accessibilità di un mercato in termini di esportazione va valutato anche sotto la lente della sostenibilità. E quindi questo... Quindi diventa una sostenibilità proattiva, non diventa una sostenibilità reattiva, e che è un altro concetto molto importante. Se io agisco in modo reattivo, che è lo stesso concetto dell'approccio dei mercati esteri. Se io ho un approccio reattivo, reagisco a degli stimoli esterni. Se agisco in modo proattivo, anticipo il problema e cerco di essere presente in modo molto più positivo e soprattutto più competitivo. Con Gabriele abbiamo avuto modo di confrontarci su questi temi. Lui diciamo, ha delle competenze elevatissime nell'ambito del marketing digitale, e quindi conosce bene gli aspetti competitivi nell'ambito del digital export. E cerchiamo appunto un po' di confrontarci, anche questo aspetto, un aspetto di sostenibilità, confrontarci su questi temi proprio per valutare come la sostenibilità nell'ambito del marketing internazionale può diventare una leva competitiva molto, molto importante. Avevamo detto come integrare la sostenibilità nelle strategie di marketing, quindi la prima cosa è valutare Scusa un con... secondo Massimo, vorrei un attimo fare un attimo un punto di tre elementi che hai detto fondamentali per poi calarci nella parte pratica che è Sì, sicuramente la più esatto. interessante. E tre punti fondamentali. La prima, appunto, la strategia deve integrare la sostenibilità, io adesso ci dirai come, e questo può essere fatto, deve, ma soprattutto può essere fatto dalle piccole e medie imprese, quindi non solo le multinazionali o le grandi imprese hanno questa opportunità. Punto 1, e adesso vediamo come. Punto 2, il fatto di poter attirare capitali, perché i fondi di investimento oggi
guardano alle aziende secondo i criteri di sostenibilità che dicevi prima, e su questo vi vorrei consigliare un libro, si chiama Impact, scritto da Sir Ronald Cohen, adesso questa è la versione inglese, ma è molto interessante perché parla di come proprio gli investitori, i fondi di investimento a livello globale stiano proprio concentrandosi su quelle che sono le aziende grandi o piccole, oggi i fondi di investimento, soprattutto chi va a investire in economia reale, guarda anche alle piccole imprese, su appunto tipologie di imprese che siano sostenibili e che siano impegnate nel generare un impatto positivo, come appunto diceva anche Massimo. Quindi questo è un libro interessante che dà anche diversi esempi su come poi effettivamente quali siano effettivamente le aziende su cui stanno investendo, che alcune sono note, ma altre molto meno note, esempi virtuosi anche. E il terzo invece è quello della comunicazione. Quindi noi abbiamo in Italia delle aziende brillanti che si distinguono già per un comportamento virtuoso o già per avere la sostenibilità proprio nel core della strategia di business, e spesso le aziende non si raccontano, e ne abbiamo in realtà qua oggi una, spero di non dimenticarmene altre perché vedo che siamo in molti, spero di non fare una gaffe, ma in particolare c'è Nicola Farina che lavora in Ilsa, che è una delle aziende che abbiamo raccontato in quest'altro libro, si chiama Essentials of Modern Marketing, e ci sono gli esempi di queste aziende virtuose, da Danone, Lamborghini, ma anche aziende più piccole che appunto hanno la sostenibilità all'interno della loro strategia di business, e mi viene in particolare in mente Ilsa, non solo perché Nicola sia qui oggi, ma per quello che diceva prima Massimo, cioè l'innovazione deriva anche, può derivare soprattutto dal cercare di avere comunque un approccio sostenibile e generare un impatto positivo, ed è guarda caso ciò che abbiamo poi raccontato nel caso di Ilsa. E quindi un punto è come riuscire a portare la strategia alla sostenibilità integrale. L'altro punto è come attirare quindi capitali interessanti per far crescere la nostra impresa, se è uno dei nostri obiettivi. E il terzo, se già facciamo qualcosa, di cominciare a comunicarlo. Parlava appunto Massimo del digitale, che è il mestiere di Weavo, però non c'è solo quello. Quindi l'azienda che si comporta in modo virtuoso, che è impegnata anche in progetti di sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale, se non li racconta, perde un'opportunità proprio anche di attirare potenziali investimenti. Io, diciamo, per mia esperienza personale che ho vissuto, allora, l'approccio alla sostenibilità la vedo in cinque macro passi, se vogliamo. La prima è quella, appunto, usiamo un termine, insomma, inglesismo, però è quello, la prima cosa è un assessment. Quindi io devo capire dal punto di vista strategico, dal punto di vista della sostenibilità, qual è la mia situazione attuale. Una guida che può essere in questa fase, al di là dei diversi modelli di assessment di sostenibilità o dei modelli di assessment competitivo, sicuramente quando mi rivolgo alla sostenibilità, il primo riferimento universalmente riconosciuto che ci permette di ridurre al massimo i rischi è quello dei 17 elementi della SDGs dell'ONU, di cui sottendono poi 169 sottoelementi. Quindi il primo aspetto e il primo passo è vedere dove sono posizionato. Dopodiché, il secondo passaggio che io dico abbastanza importante è quello della conoscenza, cioè una volta che ho stabilito che cosa faccio, come sono messo, qual è il mio contesto competitivo, cioè rispetto al mio essere sostenibile e alla mia strategia, come sono posizionato, quindi conosco quali sono gli elementi, qui può entrare in campo in maniera molto diversa, in maniera ponderata, per esempio, il modello dell'analisi di materialità. Per esempio, l'analisi di materialità mi permette di valutare gli aspetti della sostenibilità, cioè veniva usato per altri obiettivi, ovviamente, ma è ritenuto molto utile e viene applicato moltissimo nella parte del reporting di sostenibilità. Quindi io vado a valutare quali sono gli elementi importanti, quali sono meno importanti sia dal punto di vista interno che dal punto di vista del mercato. Quindi conosciamo esattamente quello,
conosciamo quello che dobbiamo fare e dove dobbiamo andare. Il terzo macro passo, quindi questi sono macro passi ovviamente, è quello del miglioramento. Allora, rispetto alla conoscenza interna, rispetto alla conoscenza del mercato, quando sono gli elementi strategici importanti, sociali, ambientali, di governance e altro, e le inserisco all'interno della mia strategia di marketing. Quindi il miglioramento mi permette di dire su quali elementi devo lavorare per andare a raggiungere un grado di sostenibilità adeguato. Attenzione, non esiste un sostenibile al 10%, al 20%, al 100%, tanto che no, a parte la B Corp, che è una certificazione di sostenibilità, però non esistono, esiste la ISO 26000, che sono delle linee guida, però non esiste una vera certificazione di sostenibilità che mi dice quanto sono sostenibile rispetto a un qualcosa. Quindi abbiamo detto il terzo passo è quello del miglioramento, il quarto passo è quello della definizione della strategia definitiva, cioè i passi operativi che devo fare per attuare la mia strategia di sostenibilità in un marketing operativo. E io metto al quinto posto, e lo metto proprio al quinto posto volutamente, l'aspetto della comunicazione, cioè io inizio a comunicare nel momento che ho chiaro sia sicuramente dove voglio andare da un punto di vista strategico sulla sostenibilità, sia che ho all'interno degli indicatori che mi permettono di dire quanto efficiente è il mio essere sostenibile. Allora, il reporting, che adesso per certe aziende è obbligatorio, è importante non solo da un punto di vista della comunicazione, ma è importante perché ci obbliga a inserire all'interno delle nostre strategie di marketing degli indicatori. E degli indicatori ci permettono non solo di misurare le nostre prestazioni, ma di riuscire a correggerle nel momento in cui le prestazioni non sono coerenti con gli obiettivi che ci siamo dati. Quindi questi sono i cinque passaggi macro che tendenzialmente io utilizzo, quindi sono in misura, io lo chiamo la parte misura, assessment, la seconda di conosci, quindi conoscere esattamente lo status per poi prendere delle decisioni, il terzo passo è quello del miglioramento, come posso migliorare, attendere rispetto ai miei obiettivi, il quarto è sicuramente la parte di differenziazione, quindi in che modo io ottengo un marketing distinguo utilizzando gli elementi di sostenibilità, e alla fine io comunico. Comunico, oggi ovviamente comunichiamo molto in digitale, ma in generale io comunico anche scegliere di fare un report di sostenibilità. Ci sono diversi standard a cui riferirsi, può essere il GRI, può essere la 1000, ce ne sono diversi, uno sceglie un po' quello che è più affine. E lo utilizza quindi sia come strumento di comunicazione come sia come strumento di misurazione. È veramente importante, credetemi, definire due, tre indicatori che mi permettono di misurare il mio percorso, altrimenti rischio di perdermi e non capire più che cosa, non tanto dove sto andando, ma se il mio percorso è coerente con gli obiettivi che mi sono dato. Ma anche nelle mie attività che ho fatto nelle piccole imprese, quindi piccole imprese intendo imprese con meno di 25 dipendenti, abbiamo identificato due, tre indicatori di riferimento e su quelli ci siamo un po' fatti guidare. Perché abbiamo chiamato Journey, Sustainability Journey? Perché non esiste una partenza, ma non esiste un punto di arrivo finale. Cioè è un viaggio in cui l'organizzazione deve essere coinvolta. Io non posso stabilire una strategia di marketing se non sono riuscito, attraverso la formazione e il coinvolgimento, a far pensare in modo sostenibile ogni funzione della mia azienda. Io posso definire le strategie di sostenibilità più fini, ma se poi le varie funzioni non pensano in modo sostenibile, rischiamo poi di perdere un po' dei pezzi. Quindi questo è un viaggio di allineamento continuo, di miglioramento continuo, quindi un termine che do noto ai tutti, sui temi della sostenibilità, che deve tenere conto sia degli aspetti interni che degli aspetti esterni. Quindi il coinvolgimento dell'organizzazione è fondamentale in un viaggio di sostenibilità strategica.
Ed è importante che appunto la sostenibilità sia una sostenibilità proattiva e non reattiva. Perdonami Massimo, ho visto che Nicola aveva aperto il microfono, volevi fare una domanda a Nicola? Adesso hai il microfono spento però, non ti sentiamo. Scusate. Mi sentite? Sì, 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 Massimo, ti sentiamo. Ok. No, io volevo mettere i puntini sulle i su due cose che in questo momento ho sentito, perché tutto quello che ho sentito da Massimo è condivisibile. Però il punto è che si parla di PMI e si parla di inserire la sostenibilità nella strategia. Allora io sono d'accordo su una cosa, che prima di tutto la parola è abusata e come sempre quando parte un trend di moda, al di là che concordo che ci siano i fondi più attenti agli investimenti, concordo, però in questo momento la parola è stra-abusata, okay? Quindi bisogna, secondo me, dare indicazioni precise nelle misurazioni su che cosa è davvero la sostenibilità, perché poi si parla delle tre dimensioni della sostenibilità, ambientale, sociale ed economica, e per quanto riguarda quella sociale ed economica, veramente lì, se vogliamo, c'è un mondo di fumo, ok? Quello che io penso e che ho cercato di fare in azienda è l'aspetto fondamentale. Tu non puoi migliorare ciò che non misuri. Quindi, prima cosa, bisogna che le strutture che fanno consulenza o a cui ci si chiede supporto per la consulenza, ci si sieda giù e si determini esattamente come misurare quello che siamo in questo momento. Perché poi posso pure inserirla nella strategia, nelle cose, al di là che ci sono aziende che operano da 100 anni e hanno magari delle strategie che ritoccano, modificano a seconda degli sviluppi che hanno, a seconda di come si muove il mondo, di come si muove il loro mercato, di come si muovono i competitori. Ovviamente è normale che la strategia la riadegui a seconda degli obiettivi che hai, ma non credo che nessuna azienda faccia una strategia commerciale pensando alla sostenibilità. Quindi è la sostenibilità che si deve integrare nella strategia aziendale, okay? E bisogna trovare la maniera di integrarla al meglio, perché le aziende nascono per magari per creare un prodotto o un servizio in qualche modo, no? Per cui io il primo suggerimento che do è che chi fa consulenza deve rendere queste cose comprensibili, perché se no sono i classici termini abusati in cui qualcuno, quando c'erano le certificazioni di qualità, ancora oggi noi tutti gli anni abbiamo gli audit di tutti i livelli delle certificazioni di qualità, e ancora per moltissima gente sta roba è totalmente incomprensibile, ok? Le procedure, le cose, perché si fa, eccetera, eccetera. Quindi, prima di tutto, misurare, sedersi, misurare, dal punto di vista ambientale, fare una bella analisi del proprio impatto di impronta ambientale, dal punto di vista sociale ed economico. Misurare la vedo un po' più dura. Lì le società di consulenza devono aiutarci, secondo me, in maniera molto chiara a individuare quei punti di miglioramento che diceva Massimo, no? Perché se io non parto da una misurazione, come faccio a sapere se ho migliorato qualcosa? E questo credo che è la base, il fondamento. A quel punto lì na nasce tutto il resto, nasce. Come posso integrarla nella strategia? Nascono le cose che posso fare, nascono i costi che ne determina tutta questa azione, nasce il tipo di comunicazione che andrò a fare e quando potrò cominciare a farla per raccontare delle cose. E la forma della comunicazione, perché anche lì, voglio dire, posso creare mega report che servono magari ai fondi, okay, o agli stakeholders o compagnia bella, oppure comunicare via social, perché è molto più importante che faccia capire quanto sono sostenibile al mio cliente finale. Okay? Questo è un po' il concetto. Quindi io l'unica cosa che mi sento di dire è questo: la difficoltà che abbiamo trovato noi all'inizio era, e noi abbiamo fatto la nostra prima analisi di impronta ambientale nel 2015, quindi i primi suggerimenti della Comunità Europea sono arrivati nel 2013, se non ricordo male, e ovviamente l'abbiamo fatto dalla cosa che è più facile misurare, cioè tra virgolette, la parte ambientale, qual è il mio impatto ambientale. Poi da lì abbiamo cercato di ragionare anche sul resto.
un po' il concetto. Quindi questo è il suggerimento che mi sento di dare, perché altrimenti, soprattutto le PMI, cioè io credo che rischi di trasformarsi in comunicazione. Sono pienamente d'accordo, Nicola. Ma infatti, Massimo, la prima cosa che ha detto è misuriamo, però anche lì bisogna capire come, no? Quindi sì. tu stai chiedendo uno strumento. A oggi, adesso Massimo risponderà, a oggi penso che il B-Impact Assessment, quindi l'assessment, il questionario di valutazione che è messo a disposizione da quell'ente che certifica le aziende come B Corp, come società che cercano di generare un impatto positivo, sia tra i più approfonditi proprio per una prima valutazione e per capire come migliorarsi. Noi stessi di Wivo, proprio l'altro ieri, siamo andati dal notaio per evolverci in società benefit e stiamo già facendo il percorso per la certificazione B Corp e devo dire che ci sono molti suggerimenti per arrivare a misurare quelle che hai sottolineato essere comunque gli elementi più difficili da misurare, che sono l'impatto sociale e l'impatto ambientale. Però ci sono degli elementi e devo anche dire, e questo l'avrei detto a prescindere dal tuo intervento, che trovo interessante cercare per un'impresa anche che non abbia la necessità di misurarsi, ma comunque valutare il questionario di valutazione di impatto, in particolare quello del B-Impact Assessment, perché il solo cominciare a valutare la propria impresa scatena una presa di coscienza che magari oggi non abbiamo. Quindi avvicinarsi a questi temi aiuta sicuramente, immagino soprattutto il piccolo imprenditore, a cominciare a ragionare su questi temi, perché magari appunto ho 6 kW di fotovoltaico sul tetto del massimo sforzo che ho fatto, senza arrivare alla misurazione che invece fate voi con la vostra azienda, Nicola. E mentre invece cominciare a ragionare si scopre, e questo appunto lo vediamo anche noi che invece arriviamo alla fine di questo processo che è la comunicazione, scopriamo che le aziende invece già fanno molto per generare un impatto positivo, spesso o all'interno della propria azienda per i dipendenti o nella comunità, spesso piccola, in cui operano. Quindi cominciare a ragionarsi, comprendere che si possono incastrare questi elementi all'interno di una strategia partendo dalla loro valutazione e quindi misurazione, lo ritengo estremamente importante. Tu cosa dici, Massimo? No, ma io sono assolutamente d'accordo con l'intervento, perché la misurazione e l'identificazione di elementi che trasformano la strategia in operatività misurabile è fondamentale. Io faccio riferimento, cioè io utilizzo come modello il modello della Balanced Scorecard. Perché il modello della Balanced Scorecard? Perché riesce a definire degli obiettivi pratici operativi sui temi della sostenibilità, cioè quando la sostenibilità entra, faccio un passo indietro, scusate, innanzitutto io mi chiedo, qual è il mio obiettivo nell'inserire la sostenibilità all'interno della mia azienda? Perché poi dico, perché voglio essere sostenibile? Sicuramente perché il mercato me lo chiede, ma rispetto al mio posizionamento attuale ho un bisogno di sviluppo di nuovi prodotti, quindi innovazione di prodotto, ho bisogno di lavorare sul branding, quindi ho bisogno di lavorare sul mio posizionamento, sulla mia percezione, ho bisogno di lavorare sull'efficienza, ho bisogno di lavorare sul recupero di scarti piuttosto sul miglioramento dell'efficienza energetica. Quindi l'importante è definire qual è l'obiettivo principe, perché di sostenibilità avete ragione, nel senso che ci sono 800.000 cose che si possono fare. È uscita adesso la norma UNI di riferimento per la funzione del Sustainability Manager. Il Sustainability Manager ha una serie di competenze talmente ampie, talmente trasversali, che è veramente difficile. Quindi la cosa fondamentale è individuare quelle due o tre cose importanti per l'azienda, identificarle, misurarle, dargli degli indicatori. È vero che io ho fatto nel 2013, credo che sia stato, non mi ricordo, ho accompagnato un'azienda per esempio nella definizione della famosa carbon footprint. La carbon footprint è stato uno dei primi elementi
numerici in cui io andavo a misurare il reale impatto ambientale in termini di CO2 equivalente che ha un mio prodotto e un mio servizio. Quello è stato sicuramente il primo elemento che mi permette di, però, per esempio, in termini di misurazione posso lavorare, per esempio, sugli scarti. Se io dovessi lavorare sugli scarti, sui refusi, piuttosto che sull'eccesso di produzione di packaging, allora posso andare a lavorare sull'efficienza e lì vado a inserire delle indicatori numerici che sono realmente efficienti, non so, riduzione degli scarti piuttosto che la riduzione del materiale che va in discarica. E qui mi aiutano i modelli di economia circolare, cioè cercare di riprendere alcuni scarti per rimetterli in produzione. Dipende tutto il primo passo, quello fondamentale. Quali sono gli elementi fondamentali rispetto alla mia azienda sui temi della sostenibilità? Ci vengono in aiuto assolutamente i 17 elementi dell'ONU che danno degli indirizzi. Poi noi dobbiamo essere capaci di tradurli in attività pratiche operative all'interno della mia azienda, perché non è che una piccola azienda non possa utilizzare quei riferimenti per andare a lavorare sulla sostenibilità. La capacità dell'azienda e del consulente nel caso, e di riuscire poi a tradurli in attività pratiche misurabili. Io, diciamo, per le mie attività, che poi tra l'altro l'attività di sostenibilità su una piccola media impresa è un'attività che richiede un po' di lavoro, quindi non è che si risolve in un mese piuttosto che in 2 mesi, ma è proprio questo lavoro continuo e la definizione della misurazione degli obiettivi che è fondamentale. Io utilizzo la Balanced Scorecard proprio per questo, perché mi permette di creare delle schede che io utilizzo dove c'è un obiettivo di sostenibilità, un obiettivo in termini numerici, quindi che cosa voglio fare. L'obiettivo può essere anche finanziario, ridurre le spese, il costo dello scarto, migliorando i processi produttivi oppure cambiando anche la materia prima. Quindi è molto ampio, è molto difficile, non esiste una risposta, bisogna ogni azienda ha la sua caratteristica. Quello che cerco di fare io è quello proprio di dire: ok, una volta che abbiamo individuato gli obiettivi, andiamo a creare gli indicatori, che sono i famosi SKP o SKPI, che sono gli indicatori di sostenibilità, perché poi gli indicatori ce ne sono miliardi, trasversalmente c'è un indicatore finanziario, eccetera. Quindi assolutamente d'accordo con lei nel dire, però nel dire che bisogna misurare, però l'importante è avere chiaro dove si vuole andare, quali sono gli elementi su cui lavorare, e allora poi si possono tradurre assolutamente in cose misurabili. Il problema è che spesso e volentieri le aziende utilizzano delle pratiche di sostenibilità che sono tattiche fine a se stessi, che non modificano il posizionamento, ma perché diciamo, è meno rischioso e un po' più facile. Spesso non si parte dal fatto: ma quali sono veramente gli aspetti importanti per il mio cliente e per il mio. Perché poi tutto deve portare a profitto, io devo generare profitto attraverso questa attività di sostenibilità. Perché se non genero profitto è un fallimento, quindi la sostenibilità non è volta a questi aspetti. Io posso usare la sostenibilità per conquistare nuovi mercati, posso usare la sostenibilità per ridurre i costi di produzione, posso usare la sostenibilità per comunicare in modo più etico nei confronti dei clienti. È un argomento molto complesso perché non esiste un pacchetto che io apro all'interno di un'azienda, lo traduco e lo applico in termini di sostenibilità. Sul Non sociale esiste una ricetta, insomma. sono d'accordo, è difficilissimo misurare con numeri. Ci sono delle esperienziali, ci sono delle attività tipo misurare la soddisfazione del dipendente all'interno di un'azienda mi permette di dire: un dipendente più soddisfatto produce meglio ed è più creativo. Quindi uno sforzo potrebbe essere
in ambito sostenibilità, dire ok, che cosa posso fare per migliorare l'ambiente di lavoro nella mia azienda, ma questo perché mi porta poi a un miglioramento in termini creativi e produttivi dei colleghi, dei dipendenti. Questo è un aspetto sociale. Come l'azienda può essere utile al dipendente nel risolvere i propri problemi personali, di famiglia, e questo migliora poi gli aspetti produttivi, gli aspetti di soddisfazione, e quindi trattengo anche il dipendente presso la mia azienda, quindi riduco per esempio il ricambio di personale all'interno dell'azienda, che sappiamo benissimo che il ricambio non solo produce dei buchi operativi, ma produce anche dei costi, perché una nuova funzione deve essere poi formata, deve essere poi... quindi è ampissimo il discorso, è fondamentale la partenza, quindi individuare quali sono gli elementi su cui io devo lavorare, e poi assolutamente sono d'accordo, il consulente deve dare gli strumenti all'azienda per misurarli, tenendo conto che l'obiettivo finale è sempre il profitto, non dimentichiamocelo, perché non facciamo sostenibilità solo per essere belli, bravi, buoni e verdi. C'è anche, per esempio, l'esempio che hai fatto tu riguarda un po' la parte di sostenibilità sociale interna all'azienda, se vogliamo, un esempio invece di misurazione di quello che può essere l'impatto che ha l'impresa sul proprio territorio, è andare appunto a verificare quanto i dipendenti facciano volontariato, o se l'azienda ha l'interesse nello stimolare il volontariato anche durante le ore di lavoro dei dipendenti, piuttosto che quante ore di permesso pagato possono dare al dipendente che vuole andare a fare volontariato, fino ad arrivare a progetti sviluppati con enti che riguardano il sociale, che hanno un ruolo, che vedono l'azienda in un ruolo all'interno del progetto stesso. Quindi ci sono molti modi di misurare le attività che dipendono dalle attività stesse. Quindi, appunto, come dice Massimo, sicuramente il primo step è andare a capire anche cosa fa l'impresa, quindi con la parte di valutazione, cosa già fa, che magari non sa nemmeno che rientra nella sostenibilità, perché anche questo è un tema. Tante aziende, per esempio abbiamo un'azienda nostra cliente che mettere insieme dei kit, loro fanno i kit per le riparazioni dei motori diesel, delle iniezioni dei motori diesel, quindi subfornitura della subfornitura, e una serie di kit che devono essere semplicemente assemblati e scatolati, li fanno appunto assemblare e scatolare a una comunità di ragazzi disabili del loro territorio. Per loro quella è una cosa che fanno, che hanno piacere a fare, gli è utile, perché chiaramente quando hanno extra lavoro o per determinati prodotti, tutta la linea viene fatta da queste persone, da questi ragazzi, però non hanno mai pensato che potesse in realtà essere un elemento di sostenibilità sociale interessante, non solo da comunicare, ed è venuto da lì in realtà dalla nostra consulenza in quel senso, ma proprio nel avere un'azienda che invece abbia degli elementi di sostenibilità, in questo caso sociali, concreti. Ma un esempio lo posso fare su un'altra azienda che operava nel settore dei parchi giochi per bambini. Il suo obiettivo era quello di ampliare l'offerta di prodotto utilizzando una linea di prodotti sostenibili. È ovvio che la prima domanda che ci hanno fatto è: ok, faccio un sistema di parchi giochi utilizzando plastica riciclata, legno FSC e quant'altro. Lì erano focalizzati sull'aspetto materiale della sostenibilità. Però c'era un altro aspetto che noi abbiamo suggerito, che è l'aspetto, per esempio, pedagogico. Allora, un bambino, quando va a giocare sui parchi giochi, deve avere anche un'interazione col gioco che trasmetta dei valori sostenibili. E questo era coerente con la loro strategia di azienda che andasse a sostenere la cultura della sostenibilità a partire dall'infanzia. Quindi abbiamo abbinato all'aspetto materiale, cioè il riciclo, piuttosto che facendo una serie di attività di focus group e di ricerca, in modo che il gioco non solo fosse sostenibile da un punto di vista
ambientale, ma producesse un impatto positivo, come dicevo prima, verso il mercato, in modo che durante il gioco stesso trasmetteva al bambino dei concetti di sostenibilità e quindi diventava uno strumento pedagogico di formazione alla sostenibilità per i bambini piccolini. E questo era un esempio diciamo di obiettivi di sostenibilità dell'azienda che andavano oltre gli aspetti materiali, ma coinvolgevano per esempio gli aspetti pedagogici. Quindi l'azienda aveva un obiettivo, un posizionamento di sostenibilità legato agli aspetti più sociali che materiali. La cosa fondamentale e difficile è proprio il punto di partenza, avere esattamente quello che sono, dove vedo la mia azienda fra 2 o 3 anni, ma non da un punto di vista di fatturato, ma da un punto di vista di obiettivi e di valori. E quindi sulla base di quello io costruisco poi il mio percorso e inserisco elementi di sostegno. Io capisco effettivamente, io ne parlo dal 2008, questa sostenibilità mi entrerà in testa 800 volte al giorno e diventa veramente anche un po' antipatica. Il problema è che noi riusciamo col termine sostenibilità a raccogliere tutta una serie di elementi che sono veramente tanti e che sarebbe impossibile distinguere. Quindi iniziamo a parlare di responsabilità sociale, iniziamo a parlare di economia circolare, iniziamo a parlare di responsabilità sociale e sicurezza sul lavoro, iniziamo a parlare di tutte quelle cose che sottendono al nome sostenibilità per evitare di nominare poi proprio questo termine che condivido assolutamente abusato. È difficile da riassumere. Credo che ci sia stata delle ricerche con qualcuno che cercava di trovare un sinonimo di sostenibilità per veramente evitare di trovarselo su tutte le pagine dei giornali, ma non credo che sia stato ancora identificato. L'economia circolare è forse l'elemento che ci arriva più vicino. Sì, beh, in senso più ampio si potrebbe anche parlare di economia civile, ma, che è un tema che nasce tra l'altro in Italia e che non ha mai avuto un grande riscontro. E pensate, tra l'altro nasce in Italia nella metà del 1700, prima ancora del concetto di economia, che invece viene chiamato politica di Adam Smith, sempre più o meno di quegli anni. Quindi gli italiani, in realtà le PMI e comunque le aziende italiane hanno già dentro questo tipo di valori. Se pensiamo al concetto più generico di piccola impresa, è un'impresa comunque tipicamente familiare, dove il contesto proprio dell'impresa stessa, con i pregi e i difetti, attenzione, ma comunque molto familiare e che quindi si porta dietro dei valori che poi si tramutano in un'azienda che appunto ha degli elementi di sostenibilità, anche se forse spesso e volentieri non lo sa. Allora io vi inviterei, visto l'orario, se avete delle domande, o a intervenire o a scriverle, e poi Massimo, se vuoi chiudere con un pensiero ed eventualmente darci 1, 2, 3 spunti allora, per cose che possiamo fare subito da oggi, insomma. Un pensiero che mi viene sicuramente è dire che la sostenibilità è un cambiamento, quindi è un cambiamento culturale, e quindi io faccio sempre l'esempio di dire: se io guardo una montagna e sposto il punto di vista rispetto alla montagna, la montagna rimane uguale, ma il profilo probabilmente cambia. Quindi noi facciamo, la prima cosa è fare le cose che facciamo perché è la mission della nostra azienda, eccetera, ma cercare di spostare il punto di vista in modo che la montagna rimanga sempre montagna, ma poi il profilo cambia. Da un punto di vista, la prima cosa che si vuole fare sicuramente, che si deve fare sicuramente, è un esercizio molto semplice, se vogliamo. Prendiamo quelli che sono universalmente riconosciuti come elementi di sostenibilità a livello globale e provare a fare un esercizio in azienda e dire quali di questi elementi, conoscendo l'azienda dall'interno, conoscendo il mercato all'esterno, sono una sorta di classifica di quali sono gli elementi importanti che sono legati ai temi della sostenibilità, uso ancora questo termine così almeno riusciamo a...
e fare un po' una classifica, quali di questi elementi sono importanti e in che modo posso lavorarci io su all'interno dell'azienda per definire dei primi obiettivi. È importante veramente poi bilanciare quelli che sono gli obiettivi interni, cioè cosa l'azienda vuole essere in termini di sostenibilità e cosa il cliente si aspetta da noi in termini di sostenibilità da un punto di vista di prodotto, da governance, di relazione, di comunicazione, di supply chain, eccetera. Quindi un primo esercizio molto semplice che io suggerisco è proprio questo. Poi è chiaro che bisogna applicare delle tecniche, dei modelli per tradurli e creare degli indicatori, però secondo me è proprio un esercizio che uno potrebbe fare all'inizio è proprio questo. Uno vuol partire dai 17, dai 169 punti dell'ONU sullo sviluppo sostenibile, eccetera. Sono 169, sono tanti, onestamente sono tanti, però provare a ragionare in questo termine. Che cosa è importante in termini di sostenibilità per la mia azienda, sia da un punto di vista interno, sia da un punto di vista esterno? Questo secondo me potrebbe essere un primo esercizio per cercare di razionalizzare il concetto di sostenibilità e portarlo all'interno dell'azienda. Bene. Allora, c'è una domanda di Barbara. Chiedeva se avevate fatto delle interviste, cioè in merito alle interviste, che è un progetto di cui non abbiamo in realtà parlato oggi, se avevi fatto degli esempi, lo introduco brevemente. Massimo, insieme a un team di cui faccio parte anch'io, che si chiama Exim, che appunto ha l'obiettivo di portare le aziende verso i mercati esteri, e in particolare appunto c'è un sottoinsieme, chiamiamolo così, di questo team che è guidato da Massimo, che tende verso appunto la sostenibilità, e hanno cominciato a fare una serie di interviste alle PMI proprio per verificare quale fosse l'importanza che le imprese danno alla sostenibilità, come si stanno muovendo, eccetera. Vuoi riassumere questa cosa in un paio di minuti, magari? Sì, velocissimamente abbiamo intervistato delle aziende. Il nostro obiettivo dell'intervista era capire quanto la sostenibilità fosse applicata e conosciuta all'interno dell'azienda e quanto questa sostenibilità la ritenessero strategicamente importante nelle attività di internazionalizzazione. Allora, la maggior parte delle aziende operava in termini di sostenibilità utilizzando le risorse interne, quindi cercava di operare principalmente seguendo quelli che sono gli elementi più conosciuti sui termini della sostenibilità, quindi non andavano molto nel dettaglio o non erano molto innovative, diciamo, da questo punto di vista, però utilizzavano degli strumenti coerenti, corretti sulla sostenibilità e li applicavano. Un'azienda in particolare, mi ricordo, che mi aveva detto in ambito internazionalizzazione proprio, per me la sostenibilità è punto e va seguita, poi perché la ritengo un valore aziendale fondamentale. Dopodiché io la traduco in un vantaggio competitivo, ma per me l'azienda deve essere sostenibile, cioè quindi deve essere coerente con alcuni elementi. Dopodiché, quindi lei mi diceva non è importante, cioè io non volevo tradurre la sostenibilità per modificare la mia strategia, ma volevo essere sostenibile e questa sostenibilità poi la traducevo in un mio vantaggio competitivo. Questo siamo un po' al limite, nel senso di una persona che creda fondamentalmente che un'azienda debba e possa operare solo secondo. Questo era un esempio che era un po' venuto fuori da tutta la pletora di interviste. Tendenzialmente le aziende operano con elementi di sostenibilità, diciamo, basilari, cioè quelli che normalmente vengono riconosciuti, facili da applicare, ma nella piccola e media impresa non c'è, ho visto praticamente poche imprese utilizzare un'analisi più approfondita su quello che è veramente importante fra i diversissimi temi della sostenibilità, traducendoli poi in un percorso prima strategico e poi operativo. Questo è un po'. C'è un'altra domanda che chiede se possiamo,
guidare le aziende in questo percorso e come possiamo farlo. E allora Massimo è un ospite oggi di Weavo in questo senso, quindi collaboriamo insieme ma non facciamo parte della stessa azienda. Come Weavo possiamo aiutare le imprese a ragionare su questi temi dal punto di vista della comunicazione, quindi in particolare digitale. E su questo vi lascio appunto due libri che abbiamo appena pubblicato che possono essere interessanti come spunto per capire cosa fanno gli altri. Il primo è appunto Essentials of Modern Marketing, che vi ho già mostrato, dove ci sono Ilsa e altre aziende brillanti, e l'altro invece è quello appena pubblicato, A New Path to Digital Marketing, che invece racconta proprio come creare una strategia digitale, in questo caso partendo però da basi di sostenibilità, quindi dallo scopo verso un impatto positivo. E quindi come Weavo possiamo aiutarvi nell'ambito della comunicazione digitale. E invece Massimo è più addentro alla parte che ha raccontato fino adesso, quindi la misurazione, l'assessment e poi la definizione di un progetto che riguardi più la strategia aziendale a più alto livello, permettetemi di dirlo, perché la comunicazione io la vedo sempre comunque come una conseguenza di un comportamento virtuoso e di un progetto più ampio. E in questo senso, comunque, insieme abbiamo dato via a un progetto che chiamiamo Caterpillar Brands, e che è un progetto di fatto di consulenza fatto a piccoli step, che unisce, diciamo, le competenze che ha Massimo con le vie della sostenibilità e quelle che abbiamo noi come Weavo. Prego, una Massimo. Cosa fondamentale che faccio io in una piccola presa è individuare proprio i due elementi, i primi due obiettivi molto pratici, operativi, traducendoli con indicatori, quindi che cosa voglio fare, quali sono le cose importanti, e operare in questo senso. L'importante è veramente io parlo alla piccola e media impresa di sostenibilità a tutti i livelli, cioè non è che parlo solo con titolare o manager di riferimento. Io voglio che la sostenibilità sia tradotta a tutti i livelli e che ogni persona riesca a lavorare nel proprio ambito, riuscendo a pensare in modo sostenibile, che poi produce efficienza alla fine, che è uno degli obiettivi fondamentali, al di là dell'aspetto ambientale o sociale. Abbiamo un mondo che tendenzialmente si sta surriscaldando, quindi solo questo potrebbe essere un elemento di impegno sociale di ognuno di noi, però va tradotto poi in un impegno profittevole dell'azienda, che vada a soddisfare nuovi bisogni, perché poi alla fine ci sono dei nuovi bisogni dei consumatori che vanno soddisfatti, e che è il mantra del marketing. Io vado a soddisfare dei bisogni che sono i bisogni fondamentali. Oggi la sostenibilità è uno di questi, e quindi lo devo tradurre in un'operazione profittevole. C'è una domanda di Elena. Prego, Elena. Sì, buongiorno a tutti. Allora, io, scusate, ecco, mi sentite bene? Mi presento, sono Elena Tieghi, sono un avvocato, sono giurista di impresa e mi occupo anche di diritto del lavoro e in particolare di marketing e di comunicazione. Avete detto delle cose giustissime. E volevo porre l'attenzione su quello che dicevate prima riguardo alla formazione interna e anche alla comunicazione all'esterna del messaggio di essere un'azienda sostenibile, perché in effetti anche noi come avvocati dobbiamo avere delle nuove competenze in questo momento, e siamo molto orientati, almeno io con la mia attività, verso tutto ciò che è l'economia circolare e la sostenibilità. E proprio riguardo al fenomeno del greenwashing che ci affacciamo su questo mondo, e quindi grazie per averlo sottolineato. Ecco, il greenwashing penso che lo sappiano più o meno tutti, no? Che è il vantarsi di avere un'attività, un prodotto particolarmente green, quando poi effettivamente in realtà non lo è. Quindi sempre sulla tutela del consumatore dobbiamo stare molto molto attenti, quindi vi ringrazio molto per tutto quello che avete detto finora. Grazie Elena, molto grazie gentile. Grazie Elena. Greenwashing può essere anche social washing, attenzione. Quindi assolutamente, sì. Io lo chiamo greenwashing, come al solito cerchiamo con una parola di dire tutto, è sempre brutto, però c'è anche il social washing, in cui uno si poi ecco, gli indicatori, quindi il reporting è fondamentale, perché ci aiuta a dire cosa facciamo e il modo in cui lo facciamo, ma dando dei numeri.
ho migliorato questo e questi sono i numeri, può essere che non l'ho migliorato, ma l'importante è essere molto trasparenti su questi aspetti, dire cosa faccio e quali sono gli indicatori che ho scelto per misurare quello che sto facendo. Al di là che il reporting sia certificato o meno. Ok, se non ci sono altre domande o altri interventi, io direi che possiamo chiudere questa sessione, invieremo comunque la registrazione e ci sarà poi la possibilità di mettersi in contatto anche con Massimo per eventuali ulteriori necessità. Vi ringrazio, grazie Massimo per aver partecipato, grazie a tutti gli ospiti, grazie a chi è intervenuto. Buona giornata. Grazie a te Gabriele, grazie agli ospiti. Si potrebbe parlare per veramente ore poi su questi temi che sono talmente ampi. Beh, è per questo che li metto sempre a ora di pranzo, perché così a un certo punto siamo costretti a tagliare. Grazie veramente a tutti, qualsiasi cosa sono a disposizione. Grazie, buona giornata di nuovo. Grazie, arrivederci.